Ma lui aveva, era popolare, diciamo così, e comunque si imponeva con la sua presenza e con la sua voce. Noi abbiamo avuto un rapporto controverso, fra l'altro, ma gli devo sicuramente il richiamo alla puntualità alla messa. Lui una volta interruppe la sua predica per richiamarmi perché era arrivato in ritardo alla messa di Santa Lucia e aveva ragione lui, devo dire. E quindi adesso gli voglio dare ragione e rendere omaggio. Per il resto ha attraversato la vita di tutti quanti noi, della mia famiglia. Mio padre era il presidente del comitato per le feste di Santa Lucia, ci ha sposato, ha battezzato tutti i nostri figli, ha celebrato i 25 anni di matrimonio, poi i 50 anni di matrimonio solo qualche anno fa, quindi è una presenza attiva e diciamo così, dialettica, ecco, mi piace dire questo. Abbiamo una serie di ricordi, soprattutto fino agli anni Ottanta, quando si giocava a pallone insieme, anzi l'ho ricordato, lo volemmo presidente del Forio per un breve periodo nel 65-66 insieme ad altri amici come Bottiglieri, Gaetano Capuano, Enzo Polito, prima che arrivasse poi Serpico Sebastiano, Bastino. Ma le partite che organizzavamo sul campo sportivo, le feste di Carnevale, il celebre Carnevale di Monterone, un anno facemmo addirittura un carro per portarlo poi al Carnevale di Laccamena, dove c'era la sfilata dei carri, e quindi la sagrestia era diventata anche la sede del Forio Calcio, era un po' il centro pulsante. Poi nel tempo le vite ci hanno un po' allontanati, ma questo non ha fatto mai mancare, ripeto, la cordialità e l'affetto, tanto è vero, ripeto, che solo 4 anni fa ha celebrato i 50 anni del nostro matrimonio. Ha creato tutto il culto di Santa Maria al Monte. Non ci dimentichiamo che la chiesa era chiusa, non c'era la strada, ma se prestando veleno, lui che era caparbio per fare e otteneva sempre quello che voleva. Poi la festa di Santa Maria di Piellero, è un'altra cosa che ha istituito lui con la benedizione degli animali. E poi lui tutte per i ragazzi. Che faceva? Tutti i santi venerdì del mese telefonava a casa i ragazzini che avevano fatto la prima comunione per fare i venerdì del mese, ma le ha fatte fino a ragazzi che oggi hanno 30-35 anni. Poi lui faceva il precetto pasquale, ecco qua era un po' arrabbiato pure, io dico io, pure con le istituzioni ecclesiastiche, perché hanno tolto questo precetto pasquale la mattina dell'8 quando era l'Addolorata. Tutte le scuole di Forio, il Nautico avanti e tutti gli altri dietro, si faceva il precetto pasquale nella Basilica di Santa Maria di Loreto e poi tutti i ragazzi venivano alla processione dell'Addolorata. Purtroppo hanno tolto tutte queste cose e lui ci pativa tanto per queste cose lui era un po' all'antica, perché io vedo, questo è un mio pensiero, perché vedo oggi tutti i nuovi parroci. Per me si fa più apparenza che fatti, forse sbaglio, perché lui ci teneva alla famiglia, ci teneva alle persone che dovevano andare d'accordo, chiamava i ragazzi, li faceva andare in chiesa. Più che parlare di ricordo, ormai tutti hanno ricordato aneddoti, momenti di festa. Io mi preoccuperei, mi preoccuperò anche, spero insieme alla famiglia, chi ha condiviso con lui un'esperienza indimenticabile, quella di rinnovare e perpetuare il suo ricordo. Nella nostra memoria resteranno affissi i momenti vissuti insieme, però la sua opera, il suo impegno sociale per i giovani, ritengo che le sue opere, anche pubbliche, quelle di viabilità, vadano in qualche modo ricordate anche per il futuro. E quindi ritengo, oltre all'intitolazione di una strada, proprio quella che porta a Santa Maria al Monte, ma anche l'idea è quella, in un quartiere particolare come quello il nostro di Monterone, pensava ad un centro per i giovani, che sono sempre stati il suo cruccio, la sua passione, ma anche i suoi problemi che spesso ha risolto. Quindi un centro per i giovani che sia di riferimento all'opera di Don Pasquale Sferatore, magari dove c'era l'asilo, quindi farlo asilo e nello stesso tempo anche nelle ore non didattiche dedicarlo anche, aprirlo ai giovani, anche
d'estate, con un'area anche all'aperto dove i giovani si possono incontrare e divertirsi. Ritengo che sia il modo migliore per ricordarlo.